Dunque, io volevo invece venire alla politica con Francesco Boccia. Allora, oggi il Libero, in un articolo di Maurizio Belpietro, dice a ottobre si vota, questo è il titolo di Libero di oggi. Il PD non può far passare la legge sul lavoro e si prepara a staccare la spina al governo. L'ha capito anche Super Mario, che avverte non tira a campare, potrei lasciare. Quindi da una lettura di questo tipo, anche perché nel vostro partito forse la tentazione a un certo punto di strappare una parte del PD, di strappare sul mercato del lavoro e quindi beneficiare di un argomento forte elettoralmente c'è stata, è così? No, non conosco questa parte, se ci fosse sarebbe una parte scellerata, nel senso che significherebbe dividere il paese e non solo. No, io penso che si voti a marzo o aprile, poi dipenderà dalle scelte che il Parlamento farà, perché siamo in pieno semestre bianco, e soprattutto si dovrà votare non con il porcello. Io penso che la distinzione in questa fase storica, lo dico anche ai commentatori di Libero, tra destra e sinistra, tra chi è dentro e fuori del Parlamento, la si fa tra chi vuole il porcello e chi non vuole il porcello. Il Partito Democratico tutto, all'unanimità, e ieri questa cosa è riuscita, non era l'oggetto della direzione, ma il segretario Bersani ieri è stato molto netto, il Partito Democratico vuole cancellare il porcello subito. Io mi auguro che il PDL, non utilizzando più la chimera delle riforme costituzionali, che noi abbiamo il dovere di fare, ma non dobbiamo nemmeno prendere in giro noi stessi e gli italiani, perché le riforme costituzionali, così come vorremmo farle, probabilmente è più giusto che le faccia un'assemblea costituente o che le faccia una legislatura costituente. Se ci dovessero essere i tempi, ma non mi pare, perché siamo di fatto, dopo questa campagna elettorale, ci sarà l'estate, Monti riuscirà a fare 2-3 provvedimenti entro settembre-ottobre e poi inizia la lunga campagna elettorale delle politiche. Ma c'è il tempo di fare la legge elettorale? Io penso che ci sia il termine, mi permetto di dirlo a Leone, che è un autorevole rappresentante del PDL. Oggi Violante, con un'intervista al Corriere della Sera, rilancia il tema, che per noi è fondamentale, perché lo spartiacque tra chi vuole cambiare, il PD ha chiarito che al suo interno tutti vogliono cancellare il porcellum, e chi fa finta di voler cambiare. Noi possiamo iniziare la discussione sulla legge elettorale subito, non c'è bisogno di aspettare le elezioni. Oggi c'è anche un vertice, no? Oggi c'è un... dicembre 2020. Io vorrei tornare su questo, vorrei tornare invece alla politica e al tema delle dichiarazioni, all'ultimatum di Monti, insomma. Perché avrei un'altra domanda che viene ancora una volta dai giornali e in particolare dal Corriere della Sera, l'articolo di Francesco Verderami, che è l'unico ad introdurre un'altra questione, cioè un altro destinatario, diciamo così, del messaggio di Monti, ovvero il Quirinale. Nel senso che scrive Verderami che la mossa di Monti, in generale scrive questo, la mossa di Monti non è quella di un professore piccato per una mancata riverenza nel tentativo di rappresentare i partiti come una classe indisciplinata. Terrà per sé il disappunto per i toni con i quali è stato criticato e anche la delusione per l'atteggiamento del Colle. Lo stato d'animo, per quanto gli è accaduto, traspare nel modo in cui avvisa che io non tirerò a campare. Però Monti è consapevole che gli stati d'animo non sono annoverati tra le categorie della politica. Il chiarimento con la maggioranza servirà piuttosto per porre i suoi interlocutori davanti alle loro responsabilità. Insomma, il passaggio che volevo sottoporre a tutti e tre i nostri ospiti politici e naturalmente anche agli osservatori è questa delusione per l'atteggiamento del Colle. È realistico pensare che Monti non abbia gradito una serie di interventi, di richiami, sicuramente la pressione per fare per l'appunto il disegno di legge e non il decreto come auspicava invece poco fa Gentile? Penso assolutamente di no, perché... È una parola sbagliata, delusione, secondo lei? Assolutamente sì, perché Monti sa benissimo che il Capo dello Stato è il garante del percorso che ci ha portato fin qui, e se c'è una persona nella quale il Presidente del Consiglio deve fidarsi ciecamente, il Presidente della Repubblica. E questa fase era una fase delicata, diversa dalle altre, e il Capo dello Stato saggiamente ha fatto notare che non c'erano
le condizioni di urgenza che sono state utilizzate anche un po' troppo con un tasso di opportunità diciamo maggiore rispetto al passato, altrimenti saremmo diciamo non onesti culturalmente. E se il governo Berlusconi avesse utilizzato, li ha utilizzati e ne ha utilizzati tanti, noi li abbiamo contestati, ma in così breve tempo il numero di decreti legge e le fiducie che abbiamo tutti consentito al governo Monti di utilizzare, avremmo